Sì, riguardo questo progetto di legge vorrei fare tre considerazioni per il momento. Una di carattere economico, prendendo atto che noi stiamo concedendo e stiamo pianificando delle borse di studio con un considerevole costo, ma queste borse di studio sono rivolte ai giovani laureandi e neolaureati, per tirocini formativi, attività di ricerca o tirocini curricolari, e quindi ben venga anche un impegno economico importante, anche in questi tempi, da parte di Regione Lombardia per i giovani. Questo però preme ricordarlo perché la situazione economica in generale e del lavoro in generale è una situazione di crisi. Oggi pomeriggio la Commissione Quarta incontrerà varie realtà industriali che soffrono questa situazione di crisi, di cui una anche una realtà mantovana. Quindi inquadriamolo all'interno di questo quadro. Però, ripeto, per i giovani, che sono uno dei problemi della Regione Lombardia e in generale dello Stato italiano, ben vengano questo tipo di iniziative. Però, anche a fronte di questo impegno economico che la Regione Lombardia prende, ci vuole trasparenza e merito. E quindi noi ci auguriamo che, come viene detto anche all'interno del progetto di legge, si premi sempre e comunque la trasparenza e il merito nella assegnazione di queste borse di studio. Quindi si lascia all'Ufficio di Presidenza, che esprime le sensibilità ed è composto dai componenti di tutti i gruppi consigliari, si lascia all'Ufficio di Presidenza la facoltà di decidere e di strutturare questi criteri per assegnare le borse di studio, che sia fatto in trasparenza e in merito e che, come recita il comma 5 dell'articolo 3, la valutazione delle candidature, per esempio, tenga conto in ordine del voto di laurea, dei titoli posseduti indicati dal bando inerenti al progetto formativo e degli esiti del colloquio attitudinale. Ci auguriamo che venga fatto in quest'ordine. Bene, anche l'emendamento che poi verrà presentato, io lo anticipo però, riguarda sempre il discorso di trasparenza e di condivisione, il fatto di coinvolgere anche la conferenza dei capigruppo nella valutazione e nella decisione di come assegnare queste borse di studio e nella pianificazione. L'ultima considerazione è sul discorso della residenza e della provenienza da università lombarde. E qui mi sento anche in prima persona coinvolto, perché io, per esempio, sono consigliere regionale, quindi a tutti gli effetti posso rappresentare i lombardi in questo consiglio, ma in realtà da studente non avrei mai potuto, con i criteri che vogliono essere aggiunti con gli emendamenti che ho visto, non avrei mai potuto fare un tirocinio formativo, curricolare o avere una borsa di studio per attività di ricerca qui in Regione Lombardia. Perché se, come sembra dagli emendamenti che poi verranno presentati, la maggioranza intende inserire, oltre al concetto di residenza, anche il concetto di provenienza da università lombarda e rendere questi due requisiti, invece che alternativi, renderli cumulativi, io che ho studiato in un'università non lombarda non avrei mai potuto fare un tirocinio. Questo mi sembra un paradosso, non tanto per la mia situazione personale quanto per inquadrare la questione più in generale. Quindi va bene circoscrivere alla realtà lombarda l'assegnazione di questi tirocini, quindi va bene circoscrivere a ragazzi e a studenti o a neolaureati che o sono residenti in Lombardia o che hanno studiato in Lombardia e che quindi sono interessati in qualche modo, hanno un interesse anche ad approfondire
e a fare questa esperienza all'interno della macchina del Consiglio regionale. Però, quindi rimaniamo in ambito lombardo, va bene, però non vincoliamo troppo questa scelta e soprattutto non mettiamo questi due criteri da alternativi, come si vuole fare con alcuni emendamenti, a invece cumulativi, come con altri si vuole fare, cioè quindi metterli insieme, ecco, mi sembrerebbe una forzatura. Tanto più che l'ufficio legislativo ha segnalato in commissione il fatto che il fatto di rendere questi due criteri cumulativi viene segnalato come una criticità sotto il profilo della ragionevolezza della norma, nel momento questi due requisiti, quindi quello della residenza e quello della provenienza da università lombarde, da alternativi divenissero cumulativi. Grazie. Sì. Grazie Presidente. Ma in realtà gli ultimi emendamenti hanno un po' stravolto la legge, insomma. Prima si parlava di residenza, si parlava di provenienza da università lombarde, si voleva prevederlo all'interno dell'articolato del progetto di legge. In realtà mi pare di capire che si rimanda tutto a un parere sia dell'ufficio di presidenza sia della commissione consigliare, quindi a valutazioni che verranno fatte all'interno dell'ufficio di presidenza e della commissione consigliare. E questo coinvolgimento e dell'ufficio di presidenza e della commissione consigliare ci trova abbastanza favorevoli, nel senso che in questo modo crediamo che potranno essere rappresentate tutte le sensibilità e tutte le istanze dei gruppi, e quindi sostanzialmente esprimiamo un voto favorevole. Sicuramente un appunto sul comma F dell'articolo 3, in cui prevede queste premialità per i residenti Lombardia, viene rimandato all'ufficio di presidenza, viene rimandato un parere alla commissione consigliare, vedremo in sede di commissione di valutare anche questo tipo di premialità. Comunque sottolineiamo il fatto che è stato superato il problema della residenza in Lombardia e della provenienza da università lombarde, che sembravano dover essere i due criteri messi insieme per cui su cui noi avevamo qualche espresso dei dubbi se fossero stati messi insieme. In realtà sono stati completamente superati e si rimanda, appunto, ripeto, le valutazioni della commissione consigliare dell'ufficio di presidenza. Quindi esprimo un voto favorevole da parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, ricordando quello che ho detto anche in sede di discussione, cioè che questo si tratta di un'istituzione di borse di studio con un esborso economico importante, e quindi ci auguriamo, coinvolgimento della commissione consigliare competente in questo senso è positivo, che si garantisca e si premi il merito in prima cosa, e poi che tutto venga fatto in assoluta trasparenza. Grazie.